E NHN ci adora, infatti, con 25 milioni di download su Punipuni ci ha regalato 5.000 punti. E per non farci mancare niente, ta-da! Un evento con i portali bizzarri. Quale gioia, quale gaudio, qual tripudio di urla, di festività in questo 16 di agosto. Grazie, NHN. Tu sì che capisci i giocatori di Punipuni, tu sì che sai quello che vogliono. Portali bizzarri vogliamo, sì. Mandacene tanti. Che tutto sommato non è andata poi tanto male. Ho trovato qualche yokai interessante, tantissime multi a vuoto, ma quelle tre multi particolari ho trovato Dandori, Tsukuyomi che non è Tsukuyomi, con la maledizione della luna. E ho trovato anche un altro yokai dell'evento che comunque mi aumenta e mi riduce il danno che ricevo sulla mappa dell'evento. Beh, non è male, non è male. Comunque è un gattino, quindi è bello a prescindere. Ma fatto sta che poteva andare poggi. Poteva andare molto poggi. E vabbè, l'evento, insomma, Portali Bizzarri non è un evento che mi piace. L'ho sempre detestato. Beh, non proprio sempre, ma la maggior parte delle volte sì. E stavolta non è diverso. Oddio, sì, yokai interessanti. C'è anche un velenotto da prendere. Sembra con la Niambo, ma non ne sono sicuro. Io mi affido a siti che non sono sempre sicuri. Poi si aggiornano magari dopo qualche ora dall'inizio dell'evento, ma per quando registro io ancora non si sono aggiornati. Ad ogni modo, video super corto, super veloce per dirvi che questo evento non mi piace. Ho comunque fatto un bel po' di multi per cercare di prendere uno yokai che mi desse una mano contro i portali più facili. Invece ne ho trovati due per quelli difficili. Va bene, potrei arrivare tranquillamente a 7 anche all'8 dei portali bizzarri più difficili, cosa che ho già fatto in eventi passati. E per prendere lo yokai, che appunto è il bonus del portale bizzarro più facile, bisogna sconfiggerne 20. Quindi non è neanche troppo difficile arrivarci. Non credo che aumentino la difficoltà. Era già successo con Komami, l'ultima volta che mi ricordo, non mi ricordo se ci sono stati altri portali, devo essere sincero. Ma con Komami è andata molto bene. Ed infatti a livello 25 era già prendibile. E invece stavolta addirittura al 20. Non si sa cosa è successo. Ma come ho detto, NHN ci ama. Per questo video è tutto. Ci vediamo domani. Bye bye.